Buonanotte a tutti ragazzi dal vostro Gianni, Juventino pazzo, il più Juventino pazzo del mondo. Si sono svolti oggi i sorteggi del calendario di Serie A e io non l'ho neanche, sinceramente, me lo ero dimenticato. Analizziamo solo il calendario della Juventus perché è quello che ci interessa. Allora, la prima giornata della Juve giocherà con la Sampdoria. Una partita che ci è stata sempre molto molto complicata a battere la Sampdoria. Speriamo di iniziare con 3 punti. La seconda giornata andremo all'Olimpico, affronteremo i giallorossi della Roma di Fonseca. Speriamo di fare qualche risultato. Terza giornata, altro big match, che ti pareva? Juventus-Napoli, partita che noi vogliamo vincere, loro vogliono vincere il solito, perché per i tifosi del Napoli è la partita della vita. Quarta giornata andremo a Crotone per Crotone-Juventus. Quinta giornata Juve-Verona. Vediamo, l'anno scorso Verona ci ha messo un po' in difficoltà. Sesta giornata Spezia-Juventus. Lo Spezia mi sembra il primo anno della Serie A, giocheremo alla sesta giornata con la Spezia. Settima giornata Lazio-Juventus, partita difficile. Ottava giornata Juventus-Cagliari. Nona giornata Benevento-Juventus. Alla decima c'è il derby Juve-Torino. Bel derby già alla decima giornata ci sta. Undicesima Genoa-Juventus. Dodicesima, un'altra bella partita, Juve-Atalanta. Tredicesima, Parma-Juve. Quattordicesima, Juve-Fiorentina. Quindicesima, Juve-Udinese. Giocheremo 2 partite in casa con la Fiorentina e con l'Udinese. Alla sedicesima, la Juventus andrà a San Siro contro il Milan. Alla diciassettesima, giocheremo Juve-Sassuolo. Finalmente, alla diciottesima, la penultima giornata, Inter-Juve. Giocheremo contro l'Inter. Non posso parlare perché poi mi bloccano il video. E chiuderemo io con Juventus Bologna. E partite molto difficili. Le prime 3 partite sono molto difficili. Che giocheremo Sampdoria, Roma e Napoli. Queste partite sono molto difficili. Io inizierei subito con 6 punti. Speriamo. Perché l'Inter poi si deve vedere a inizio campionato. No? Vediamo cosa faremo a campionato. Il calciomercato. Si dice che verrà Suarez, si dice che verrà Dzeko, ma per adesso non sta avvenendo nessuno. Io punterei molto molto su Suarez, farei il tridente di Dybala, Ronaldo, Suarez, Messi. ma sì, Messi. Alla fine verrà Dzeko. Comunque, quando arrivano i messaggi mi bloccano il video, non mi devono arrivare i messaggi. Speriamo che questa volta il video sarà caricato, perché ho caricato prima il video del calciomercato, ma non me l'ha fatto caricare. Comunque Higuaín lascia Torino con molto malincuore. Salutiamo Higuaín che ci ha fatto godere in tanti gol, soprattutto ci ha fatto godere con il gol contro l'Inter. Il primo gol, vi ricordate tutti Sì, mi ha quei fatto godere. gol che ha fatto contro il Napoli. Questo è il calendario della Serie A. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like. E se secondo voi quanti punti farà la Juve nelle prime 3 partite tra Sampdoria, Roma e Napoli? Ciao ragazzi, forza io. Ciao Ciao. ragazzi, forza Juve, buon appetito, buon pranzo se avete mangiato. Vi saluto, fino alla fine forza Juve Chi è? e interista chi molla.